Eccoci qua ragazzi, buonasera, bentornati a quella che è, boh, la quarta, la quinta, la sesta puntata di Scanzi Intervista. Non me lo ricordo, questo è un buon segno perché vuol dire che stanno diventando tanti gli incontri e gli appuntamenti, le interviste o per meglio dire le chiacchierate che faccio da questa pagina. Ve l'ho detto e lo ripeto, per me Scanzi Intervista è una scusa subdola per parlare con amici o comunque con persone che stimo profondamente, travestendo le nostre chiacchierate da interviste, da colloqui lavorativi. Quindi non mi vedrete mai intervistare persone che non stimo, quasi mai verosimilmente intervisterò dei politici, quasi mai parlerò di politica, anche se il prossimo Scanzi Intervista vi farà una grande sorpresa perché intervisterò un giornalista che secondo me a voi piace molto, però adesso sta per entrare un duo, una coppia di fratelli che io non conoscevo fino a 5-6 mesi fa, o per meglio dire li conoscevo ma non avevo ancora capito bene chi fossero, perché avevo visto dei video ma non li avevo focalizzati, non avevo capito che fossero loro. Poi attorno ad aprile, mi sembra fosse aprile, quando facevo dentro il lockdown le Scanzi Live, ed eravate 90, 100.000, un casino ogni volta, ricordo che ci fu il caso, uno dei tanti, riguardante Vittorio Feltri. Feltri sproloquiò sui meridionali e io in quei giorni, in cui la rete parlava tantissimo di questo caso, mi imbattei in un video molto, molto riuscito, molto divertente, ma anche molto lucido, in cui due ragazzi molto giovani, da una stanza piccola, facevano delle riflessioni su Feltri fingendo di scrivere una lettera rivolta a Vittorio Feltri. E io mi sono detto, cavolo, questi qua sono bravi. Li ho seguiti, ho cominciato a seguirli con maggiore attenzione. Pochi giorni fa, poche settimane fa, hanno festeggiato il milione di follower su Facebook. Hanno dei numeri di visualizzazioni spaventosi, ci sono dei loro video molto riusciti che hanno addirittura superato i 30 milioni di visualizzazioni. Sono siciliani, purtroppo per me hanno meno di 30 anni e questo mi fa sentire profondamente vecchio. Loro si chiamano i Sansoni e sono già pronti in rampa di lancio. Eccoli qua direttamente da Palermo, i Sansoni. Eccoli Eccoci, buon qua. pomeriggio, buon pomeriggio Eccoli. Andrea e buon pomeriggio a tutti quelli che sono connessi. Eccoci, da Come Palermo, noi vediamo la stima, eh? Noi pure stimiamo, noi non andiamo ospiti da chi non stimiamo, lo diciamo. questo. Quindi se vi avesse invitato Feltri non ci sareste andati. Penso proprio di Ma no, Andrea, penso proprio di guarda, no, guarda, a a naso, a naso. naso. Allora, io ho citato quel video lì. Partiamo subito da non dal primo video che avete fatto, ma quel Sì. video che io ho visto per la prima volta è successo soltanto a me che vi ho scoperto con quel video o effettivamente quel vostro video cambia in qualche modo, sancisce una sorta di spartiacque nella vostra giovane ma comunque già importante carriera? Sì, è uno spartiacque perché da quel video chiaramente siamo stati scoperti, fra virgolette, grazie anche all'effetto della pandemia, quindi del lockdown, O che per meglio eravamo. dire, tanti ci hanno detto già vi avevo visto, però non avevo messo a fuoco. Esatto, quindi Vero. quello lì sancisce appunto il nostro modo di fare anche quella lettera, quella finta lettera, quella email. E poi molti ci chiedono, fra l'altro, ma voi le mandate veramente le mail? Quando troviamo i destinatari li mandiamo, cioè le mandiamo perché poi siamo curiosi. Sai quanto sarebbe bello se arrivasse una risposta dalle persone? Magari sensata, perché molte persone a cui scriviamo non credo che potrebbero rispondere in maniera sensata. Sai, Esatto. lì infatti serve essere sensati e anche autoironici. Diciamo che spesso voi scrivete a delle persone che non hanno proprio questi requisiti. Avete anche messo nel Purtroppo. mirino, se non sbaglio, una volta una pseudopolitica che ho messo anche nel mio ultimo libro, che è Angela Maraventano, Sì. quella che si, giusto, quella che si lamentava di quanto fosse bella la mafia di una La volta. mafia di una. Quindi, Poi con Angela, proprio nel video stesso, diciamo che sto nome è Angela, no? Angela da Mondello, Angela Maraventano, cioè abbiamo un problema con le sì, Angele è noi. vero, E quindi sì. niente, non ci Vabbè. sono più le Angela di una volta, Non ci ecco. sono più le Angela di una volta, Ma incredibile. che vuol dire che vi ha cambiato un po' quel video su Feltri? Cioè, avete cambiato forma di comicità, forma di video? Cos'è successo? Probabilmente il web non funziona più con i format, no? Prima i format sono televisivi, radiofonici, il web è molto più liquido. Quindi quello che abbiamo fatto noi è stato semplicemente trovare un nuovo modo di dire le cose che però diciamo sempre, che abbiamo sempre detto anche in altre tipologie di video, Sì. dalle cose che mi danno fastidio ai web metraggi.
Ci piace Ma chiamarli così anche. perché ci siamo ritrovati, fra virgolette, costretti durante questa quarantena a casa a dover girare con una telecamera e due microfoni Telecamera, ogni. telefonino, Telefonino, sì. cioè Ah, telefonino, due usate il microfoni. telefonino quindi? Voi usate il Sì, telefonino? telefonino, due microfoni, semplicissimo. Poi mettiamo tutto nel Mac e montiamo. È quello che poi probabilmente è la parte più importante, cioè editare il video, la parte dell'editing per noi che siamo dell'intrattenimento di nuova generazione, poi dà anche sia la forma Il che ritmo, la ritmo forma, sì. al contenuto. E quindi quella cosa lì, cioè quel video lì, sì che ci ha cambiato assolutamente, ha stravolto anche il nostro modo di farci vedere al pubblico e come farci vedere al pubblico, al nostro, ma a quello che ci stava scoprendo. E quindi da lì in poi abbiamo pensato che queste mail potevamo continuarle a scrivere e abbiamo continuato a scriverle. Ed è stato veramente molto bello e liberatorio perché, come dicevamo, offline è veramente liberatorio scrivere quelle cose, perché sono cose che pensiamo realmente, che sentiamo, è bello riuscire a Sempre dare. pacati e gentili. Pagati, gentili e Sempre, sereni. sempre. Quello se, effettivamente lo siete, sì, è vero. Tra l'altro il format si chiama, lo chiamo così anche se non so se è Sì. la parola giusta, chiedo per un amico, giusto? Chiedo per un Sì, amico. Chiedo per un amico, assolutamente. È un po' il ok. tormentone. Curiosità che sto leggendo anche lì tra le tante, i tanti commenti che stanno arrivando, chiedono con grande originalità, devo dire chi è Fabrizio e chi è Federico, sono domande fortissime No, proprio, ma quindi questo è ditelo una giusto, è volta per tutte. fondamentale perché uno non si sente Ragazzi, sempre. ora. Ce lo chiedono anche i nostri genitori delle volte. Sbagliano pure loro perché non devono. Io sono Fabrizio, sono il più grande, ho 28 anni e io sono Federico e ho 26 anni e siamo fratelli. Guarda, Andrea, per un attimo ho avuto paura, non si ricordava chi Esitazione, era, non si ricordava. ho esitato, ragazzi, ho esitato. Porca miseria. verso Ma lockdown, questo periodo che. mi ha colpito nella vostra biografia, sul Sì. vostro sito, a un certo punto avete scritto che da un annetto, due, non ricordo esattamente da quanto, c'è un terzo autore. Che si Sì. Tancredi chiama Tancredi Bubu, come si chiama? Bua. Bua, Tancredi Bua. Sì, Tancredi sì, sì, Bua. sì, sì. Ma voi dite, sì, è un autore, però ci serve anche in qualche modo per sedarci quando litighiamo. Capita spesso o no? Sì? Andrea, due fratelli. Io non so se tu hai fratelli o sorelle, Andrea. Figlio unico, figlio Figlio unico. unico. Ecco, quindi Complimenti. complimenti. Non ci puoi Complimenti. capire, non ci puoi capire, ma prendere il lavoro e portarlo a casa e quindi collaborare non solo dal punto di vista umano, perché uno ce l'ho Si da sa, quando ho due parenti e anni. buoi dei lavori tuoi, Non lo era sappiamo, così, non era. non era così. Comunque, insomma, è difficilissimo riuscire a tenere un equilibrio, però Sì, noi infatti ogni ci coautore riusciamo. che prendiamo nell'ultimo periodo, c'è Tancredi Bua con noi, lo vestiamo da arbitro quando scriviamo e Sì, lui lui è anche un psicanalista, cioè, mediatore. ma ci psicanalizza Sì. poi, capisce i nostri problemi, che poi però da quel momento, da quella psicanalisi, nascono le idee migliori, perché poi è dalla normalità che Quando lo escono. scontro genera cultura o idee, è sempre È bello. un signore, non dice Certo. queste cose, è un signore, veramente. Complimenti. Sì, non so quanto fosse sincero, però sì, è stato un Ce signore. l'ho scritto qua, eh. Certo, Qua ci c'ho credo. un'altra che dico fra 5 minuti. Ok, due video, vi vorrei chiedere come nascono due video che hanno avuto un particolare successo, che secondo me dicono molto della vostra forma creativa e artistica. Il primo è quello che tutti, secondo me, hanno visto, infatti ha 30 milioni di visualizzazioni, anche se non tutti hanno subito capito che era il vostro, e è Non sono razzista però, che è geniale, Grazie. efficacissimo, come nasce, quando nasce e quanto siete cambiati da quel video lì. Allora, nasce nel 2018, a settembre 2018 venivamo da una serie di video totalmente comici, quindi dediti all'intrattenimento, e a quel punto ci siamo detti, ma perché, siccome siamo sempre stati sensibili a dei temi sociali, ci piaceva cominciare ad A raccontare analizzarli, delle storie. raccontarle in maniera ironica. Quando si racconta una storia, che poi è una storia come quella che è quasi ispirata a una storia vera, perché l'abbiamo sentita da due bambini che ci hanno raccontato una storia simile a quella che poi noi abbiamo narrato, ci ha fatto riflettere sul senso veramente Sulla minimo leggerezza e dei la bambini, leggerezza dei bambini, l'innocenza dei bambini che poi alla che... fine dovrebbe essere dell'essere umano. Esatto, ma come loro con un macete proprio, con un'ascia gigante, tagliano tutti quelli che sono i preconcetti, Pregiudizi, pregiudizi, rabbia, cattiveria. Certo. i limiti che noi stessi ci poniamo. E allora a quel punto abbiamo raccontato quella storia, l'abbiamo fatta vedere dal punto di vista di un bimbo che in realtà sorprende la mamma, perché la mamma, figlia di
recondite, come dire, situazioni pregiudizi. culturali precedenti che purtroppo appartengono a un po' troppi italiani ultimamente, si stupisce anche lei, si stupisce perché non se ne può rendere conto come suo figlio possa aver detto o fatto una cosa del genere. E quindi magari per chi non ha visto il video, appunto, il bambino ha disegnato quell'imbarcazione perché era l'imbarcazione che faceva Arrivare con lui, a fatto arrivare a lui il suo nuovo amico, il che è suo amico, Prince, è che è un un bambino di colore. Ma la sentimento, cosa quindi. bella, una cosa che è successo sul set mentre giravamo questo video, Una chicca, questa è una chicca. il bambino, gli abbiamo dato un copione, no? E lui eseguiva il copione. Quando ha preso il disegno, mentre recitava, ma ha dimenticato il copione, probabilmente è andato istinto, Sì. e il barcone lo ha chiamato nave. Cioè, perché Questo. lui non ci arriva, cioè no, lui non arriva a Certo. dire barca, barcone, zattera, lui la chiama nave perché è la nave che porta gli esseri umani. E Esatto. questa è stata una cosa che a noi sul set, tutti, il regista, Marco Maria Correnti, Che Atom, la salutiamo, insomma, tutta la produzione, produzione di mi ricordo Atom. che è calato il gelo e ci siamo emozionati tutti perché lì era l'anima di questo video che abbiamo girato, è qui. Certo. Sì. E tocca sempre l'elemento razzismo, anche se con un'ironia superiore, ma si fa per dire. Un altro video che io ho trovato veramente splendido e che ho visto poche settimane fa, ma a più di un anno, 20 milioni di visualizzazioni, UE Sicilia. Sì. Dove voi zimbellate tutti quelli che sono gli stereotipi che al nord hanno nei confronti dei siciliani: arrivate in ritardo, alla mafia, parlate tutti così, a coppola, eccetera. Mi avevate detto off records che anche lì c'è, non anche lì, lì c'è molto di autobiografico perché vi è successo quando stavate a Milano. Sì, io ho vissuto 9 mesi a Milano e ho vissuto questa esperienza sulla mia pelle, però l'esperienza che ho vissuto, infatti è quello che un po' raccontiamo nel video, è che non tutti i milanesi mi dicevano quello che noi abbiamo detto in quel video. Fatto sta che il video noi lo chiudiamo dicendo che non importa da dove vieni, se sei dal nord o dal sud, se sei stronzo lo sei e basta. Quindi Certo. quello che a noi interessava raccontare in questo video, infatti la battuta di chiusura è che quando noi torneremo a Palermo non diremo che abbiamo incontrato dei milanesi, diremo che siamo stati in una riunione di gabinetto, perché alla fine erano soltanto loro quelli che mi trattavano male, per far capire appunto che questi pregiudizi, questi preconcetti inutili, sterili nei confronti di chi viene dal sud in questo caso, sono frivoli. Sono solo posizioni geografiche, quello che dovrebbero essere, perché poi le Ah, beh, differenze certo. culturali ci sono, per carità, ognuna ha le sue peculiarità. È chiaro che quando si parla del cibo del sud, si parla Ma anche in perché maniera. poi è una differenza nord-sud, cioè se mettiamo caso che la terra è piatta, no? Non è che c'è nord-sud. Bravo! Cioè, ci sono così tanti terrapiattisti che darebbero una soluzione Vabbè, a veloce. quel punto direbbero tipo laterale, destra e sinistra Destra e diventerebbe. Poi si sinistra, vengono, esatto. vabbè, destra e sinistra è Poi un'altra non storia, ne aprite quel. parleremo un'altra volta. Non Sì. aprite Ho quel tema per cortesia. sbagliato. Chiedo Chiedo Venia. Chiedo per un Venia. amico. Chiedo Venia per un amico. Ma hai detto che eri a Milano, forse c'eravate tutti e due. Vi posso chiedere il vostro apprendistato proprio di studi, di lavoro? Cioè, prima di diventare i Sansoni, Fabrizio e Sì. Federico Sansone, che facevano? Chi erano? Comincia lui, che è stato lui l'inizio. Mi sono laureato In perché cosa? in scienze delle comunicazioni per arti e culture. Fra l'altro, una laurea che mi è servita tantissimo Io nel no, eh? percorso. No, lui Io ci non sei mettiamo queste laureato. voci, non mettiamo queste voci in Oh, giro, no. Andrea. Non Io no. facciamo diffamazione, No, ma hai ragione. perché mi conoscono, si sono collegati i miei amici per vedermi, non vorrei Non dire. sono cose belle da dire in diretta. No, comunque io, a parte gli scherzi, insomma, ho seguito quel corso di studi che mi è servito perché poi la comunicazione è tutto quello che noi facciamo in questo mestiere, o comunque sotto l'aspetto, perché il web è soltanto un aspetto del nostro mestiere. Parlavamo prima di teatro, no? Adesso magari ci Sì. arriveremo. Ah, perché poi alla fine è l'inizio di tutto il teatro, perché Esatto. Fabrizio è iniziato come Lo so. monologista. Cioè io andavo Da a solo? lavorare. Sì, io Ok. lavoravo in un centro commerciale e alzavo frigoriferi e lavatrici. E mi è piaciuto perché io lì ho fatto un'esperienza fondamentale, perché ho avuto contatto sia con la gente che con i miei colleghi. Quindi da lì ho capito che avevo anche quel tipo dell'arte, dell'intrattenimento che potevo sfruttare, utilizzare. Allora, da quel momento ho cominciato a raccontare quello che mi succedeva di strano lì all'interno di quel centro commerciale, ho cominciato a scrivere e poi ho fatto un corso Toccare i di. primi palchi a Poi ho fatto Palermo. un corso di teatro, per carità, quindi comunque poi tutto è stato affinato. A noi piace tantissimo studiare poi tecnicamente anche quello che andiamo a fare. E piano piano siamo cresciuti, perché comunque abbiamo cominciato effettivamente 6 anni fa, eh.
6-7 anni fa. Poi Effettivamente solamente sì, sì, anche perché io appunto nel frattempo, vabbè, andavo al liceo, il liceo l'ho fatto, il liceo l'ho fatto anche perché i miei amici che... scientifico classico. Scientifico, entrambi Entrambi scientifico, ma perché scientifico. ce l'ho dietro casa e non mi svegliavo la mattina. Siamo in tre, anche il motivo è lo stesso. È lo anche il No! motivo è uguale. Perfetto, uguale. Perfetto. E quindi io poi ho cominciato a scrivere per lui. Abbiamo scritto il suo primo spettacolo quando lui Sì. era monologhista, che si chiamava Muoia Sansone con tutti i Perché sentimenti. si giocava, insomma, sul cognome Sansone Dalida, una cosa. E niente, quindi siccome io ero molto timido, cioè fino alla terza media non parlavo con nessuno a scuola, non mi andavo a parlare con le persone perché ero molto introverso, non mi andavo a salire su un palco. Un giorno lui portò una telecamera a casa con i primi soldi che aveva guadagnato perché faceva pure il DJ lui quando era più Pure. giovane. Sì, è un... Ha portato questa telecamera, l'abbiamo montata, abbiamo caricato il primo video su YouTube. E lì siamo stati notati da Stefania Petix, Sì. inviata Striscia Notizia, che noi Striscia siamo Notizia. conosciutissimo, che è La nostra madrina del la nostra madrina artistica. progetto, ma anche umanamente, poi veramente una persona che è Si è così creato un tanto rapporto vicina, meraviglioso straordinario. e lei mi ha spronato, ci ha spronati a cominciare a salire sul palco insieme e continuare a fare video insieme. E lì è nato, sono nati i Sansoni. Ho capito, ma mi spiegate cosa aveva e come era fatto il video, che è stato importante anche quello perché ha vinto dei premi, in cui doppiavate degli animali? Allora, questa è la seconda parte della nostra nascita, perché subito dopo che Stefania ci sprona per diventare i Sansoni, io mi sono trasferito a Milano perché dovevo lavorare, volevo lavorare per poi tornare a studiare, cioè poi l'ho capito che non serviva a niente e non l'ho fatto più, infatti. Però, quindi cosa succede? Vado a Milano, prima di partire per Milano mi capita per puro caso È un video della un BBC, sì. è un video della BBC praticamente in inglese, l'abbiamo guardato e ho detto, ma perché non proviamo a farlo in italiano? E allora Sì. l'abbiamo fatto e l'abbiamo iscritto A a un un concorso che concorso. si chiamava Getting Stars, che poi era gestito da quelli che oggi poi sono diventati i nostri manager, ma soprattutto fratelli prima che manager, perché poi la parola manager sembra una cosa molto... Che poi era gestito da quelli che oggi sono diventati i nostri manager, ma soprattutto fratelli prima che manager, che poi la parola manager sembra una cosa... Vi è peggiorato improvvisamente l'audio. E eccoci qua, ragazzi, ci sta sicuramente boicottando Feltri, è evidente, questo è Incredibile. sicuramente. Allora, sperando che Feltri ci dia tregua e con lui facci e tutto libero, eccetera, mi stavate raccontando del premio che avevate vinto ispirandovi alla BBC per questo doppiaggio degli animali. Spiegatemi un po'. Sì, sembra paradossale, però abbiamo doppiato degli animali e praticamente il video è diventato virale. Grazie a quella viralità, addirittura è andato su Striscia la Notizia sui nuovi mostri. Per noi era una cosa straordinaria. Ed è stato notato, insomma, è stata notata l'idea da chi gestiva Getting Stars, che era il progetto, insomma, che voleva premiare delle nuove leve, ecco. E quindi da quel momento in poi noi siamo stati premiati appunto da Niccolò, ma è cominciata un rapporto straordinario di collaborazione che ci Una ha portato, passeggiata insieme. esatto, una passeggiata insieme che ancora va e abbiamo creato proprio l'inizio, quello lì è stato di un rapporto, ma che tuttora dura e che ci sta portando veramente tante soddisfazioni. Infatti, salutiamo tutti quelli che poi sono stati al nostro Fatto sta che fianco. adesso siamo in agenzia con Arcobaleno 3, facciamo parte della famiglia ormai, Sì, ecco. sì. Per curiosità, ragazzi, quando qualche settimana fa, ormai anche mese, è arrivata la notizia che Ficarra e Picone avrebbero abbandonato Striscia la Notizia, ho letto da più parti, e voi avete anche risposto a queste sollecitazioni nella vostra diretta per il milione di follower raggiunti, molti Sì. hanno scritto e adesso tocca ai Sansoni, perché accidenti, non sono Ficarra e Picone, arrivano loro. Peraltro, non tutti sanno che soprattutto Picone è stato ed è una persona a voi molto vicina. Assolutamente. Ecco, premesso che tutti hanno il loro stile e ci mancherebbe altro, vi domando quanto vi fa piacere, immagino tanto, questo parallelismo con Ficarra e Picone e quanto è campato in aria o invece un po' motivato, visto che Striscia la Notizia la conoscete, l'idea che prima o poi ci sarete voi al loro posto.
Intanto partiamo da una cosa straordinaria che è la possibilità che abbiamo di collaborare con una leggenda, che è Valentino, che fra l'altro ci sta seguendo, quindi salutiamo. Per noi è come per un calciatore, un bambino vuol dire dare calciatore che palleggia con Maradona, anzi con Pelé, con Maradona, con... Quindi, se dato questo presupposto, no, fatta questa considerazione, noi non possiamo che essere straordinariamente felici di tutti gli accostamenti che il pubblico fa, perché è giusto che il pubblico sogni, abbia i propri pareri, i propri commenti, faccia anche i propri commenti su quello che succede. Ficarra e Picone hanno fatto la storia della televisione italiana. Dopo 15 anni abbandonano una trasmissione che è stata probabilmente nel prime time la più seguita in assoluto nella storia della televisione italiana. E quella è una responsabilità gigantesca che soltanto due leggende possono avere e possono soprattutto sentire. Noi non è che non ci sentiamo ancora pronti per la voglia, no? Perché la voglia ci sarebbe, la voglia c'è Siamo sempre. giovani ancora, Siamo come giovani, te, Andrea. come te, siamo tre giovani. Hai fatto lo scientifico, quindi sei giovane. Siamo giovani. Va bene. Se basta quella, allora va bene. Ok. La voglia c'è, ci sarebbe. La cosa fondamentale, però, da mettere sempre al centro e da tenere sempre in considerazione è che prima di fare un passo importante e quindi di prendere una responsabilità importante, bisogna essere pronti. E per essere pronti bisogna studiare. Per fare un passo importante bisogna avere le scarpe. Noi le Esatto. stiamo cominciando a mettere. Quindi bisogna studiare, bisogna crescere, bisogna fare esperienza. Probabilmente arriverà un momento in cui noi faremo un passo grande. Non so se è quello, ma magari arriverà. Solo che in questo momento ci sentiamo di coltivare ancora quello che noi vogliamo diventare, perché è molto bello quando si fa i comici, no? Intanto essere autoironici su se stessi. Infatti stavo Perché dicendo proprio nel 2020 ci mancano solo i Sansone a Striscia la solo i Notizia, Sansone a quindi Striscia la Notizia, proprio questo sarebbe stato un anno solo questo distruttivo. ci manca. E al di là di questo, bisogna anche riconoscere quando c'è ancora bisogno di crescere. Quando uno riconosce ed è consapevole dei propri mezzi e delle proprie possibilità, non può far altro che aspettare una crescita lenta come quella che abbiamo cominciato nel 2015, il 1º maggio, per la festa dei lavoratori, Coerenza. coerenti, perché i nostri genitori ci hanno detto sempre andate a zappare. E Trovatevi noi un lavoro vero. Il 1º maggio del 2015 siamo nati artisticamente e quindi probabilmente c'è ancora tanta strada da fare, ma non vediamo l'ora. Metteremo le scarpe Non giuste, ecco. Per vediamo questo l'ora. passo metteremo le scarpe giuste. C'è da fare della strada, però voi, oltre al web, che sicuramente garantisce una libertà assoluta nel bene e nel male, avete già fatto delle esperienze televisive non proprio di secondo o terzo livello, perché insomma, voi avete fatto Paperissima Sprint, Ciao Darwin. Quel mondo lì, che è un mondo sicuramente mainstream, che vuol dire riguarda un sacco di gente, ma vuole anche dire dover sottostare a determinate regole, determinati anche meccanismi commerciali. Come vi ci siete trovati lì dentro? Guarda, prima o poi diciamo che quando si fanno le esperienze più grandi in cui non è come il web, quindi noi non siamo padroni sia del mezzo che di quello che diciamo, è chiaro che ci dobbiamo misurare con altre mentalità, altre tipologie di ragionamenti e devo dire che ci siamo sempre trovati in linea con quello che abbiamo incontrato fino adesso e alle possibilità che abbiamo avuto, quindi non abbiamo avuto grosse difficoltà nel posizionarci. A noi ci interessano poco tutti quei meccanismi che ci sono, per esempio, dietro l'evoluzione di un programma, la nascita, quello che succede attorno. Noi siamo stati chiamati per intrattenere, per esempio, hai ricordato Ciao Darwin, lì dovevamo fare I riassunti delle i puntate. riassunti delle puntate. Allora eravamo lì che in tutta libertà, appunto sul web, abbiamo semplicemente, ci siamo limitati a commentare sotto quello che era il nostro punto di vista, quello che succedeva. Paperissima, abbiamo co-condotto con Maddalena Corvai e il Gabibbo due o tre puntate. È stata un'esperienza che ci ha formati, ci ha fatto capire. Poi su Rai 2 in diretta al Festival di Castrocaro con Belen e Stefano De Martino abbiamo fatto per la prima volta il nostro pezzo di battaglia, che fra Ai l'altro da tempi era quello in battaglia, l'abbiamo fatto in diretta, per me è esatto, stata una grande emozione che andare in poi diretta. quello lì è il primo pezzo del primo spettacolo che con cui abbiamo debuttato a gennaio 2018, Fratelli ma non troppo, che è un po' quello che ci ha aiutato ad essere noi stessi Battezzati e anche secondo me. battezzati, ecco. Poi chiaramente adesso Soprattutto andare in diretta in televisione ha fatto capire a nostra nonna che è un lavoro, quindi. esatto, e da quel momento in poi, tale, loro ci sono, quindi insomma.
È una delle funzioni della televisione, in effetti. Quando ti vedono due o tre volte, anche i nonni dicono: accidenti, però vedi che quel nipote lì ce l'ha fatta alla fine, si smette di Però, parlare. guarda, la nonna ci sta seguendo in diretta su Si è Facebook fatta adesso. Facebook. Beh, ma siamo, come direbbe uno dei miei DJ preferiti, siamo al top. Io ovviamente sono appena ironico. Mi dite una cosa, ragazzi. Poi ho cominciato la prima diretta, prima che arrivasse Feltri a interrompere tutto. Dicendo che voi nella fase marzo, aprile, maggio siete stati tra quelli che più, diciamo, hanno avuto successo in rete. Così Quanto dicono. è cambiato rispetto a questa fase qua? Mi spiego meglio. Voi un mesetto fa, anche due forse, avete fatto un video che io ho trovato meraviglioso, l'ho anche rilanciato, credo, nella mia pagina, che era Resto a casa 2, se non sbaglio, che era Sì. capolavoro e sostanzialmente diceva: accidenti, arriva un altro lockdown, tocca riprendere il lievito, tocca stare chiusi in casa, eccetera, eccetera. Bisogna avere la scusa, prendi il cane, porta la spazzatura, eccetera. Ecco, ed era bello, ironico, eccetera. Però il succo sembrava essere, nella prima ondata, il primo lockdown, è stato tutto duro, ma ne siamo usciti bene perché c'era anche una sorta di elemento di novità, avevamo più energia, eccetera. Questa fase qua, come la state vivendo, tenendo conto che sì, i video vanno bene, i post vanno bene, avete successo, però siete uomini di teatro, siete uomini che devono uscire, hanno bisogno del palco, cioè soffro io che non faccio soltanto teatro. Voi come state vivendo in questi mesi rispetto a aprile-maggio? È veramente difficile Ci manca sentire tantissimo il teatro, il la pubblico, il lontananza. contatto col pubblico. Cioè, è veramente purtroppo assurdo, perché ripensiamo, cioè, quando guardiamo un film e vediamo gente che si abbraccia, È sarà strano. successo a tutti, cioè, ci viene strano da vedere. Ma quelli che si abbracciano, cioè, uno viene da dire: no, non lo fate! Cioè, capito? Cioè, però, allo stesso tempo ci rendiamo conto che stiamo vivendo una cosa così assurda. Che tutte quelle difficoltà che sentiamo, appunto, per via della lontananza, perché quando si fa il teatro vai a toccare il pubblico con mano, vai a vedere la reazione immediata, capito? Non è come il like o il commento, che per carità, per quanto siano straordinarie queste Infatti noi possibilità. ringraziamo tutto il nostro pubblico che sì, ci manca il teatro e tutto, però con tutto questo calore, anche il fatto di aver raggiunto il milione di followers, ci manca un po' meno, Sì. grazie a tutti Hai loro. detto bene, Andrea. Noi, grazie a quelle soddisfazioni, in realtà stiamo contrastando bene questa voglia di tornare sul Diciamo palco. che sono un vaccino questi, diciamo Se che per dovessimo fare noi una metafora, sono un esatto, la vaccino. parte del web è il vaccino di quello che ci manca. E quindi, insomma, è una metafora. È bella questa È metafora. una metafora molto efficace e mi ci ritrovo dentro perfettamente. Una cosa mi ha colpito della prima parte della diretta. Avete detto, abbiamo cominciato a fare, chiedo per un amico, ci siamo liberati. Che bello finalmente poter dire tutto quello che avevamo dentro da un bel po' contro Feltri, contro i leghisti razzisti, tipo la Maraventana, eccetera. Non Ma che questo tutti lo siano, ma diciamo. non lo Diretta, diciamo più piano. che ci bloccano la diretta. No, infatti, in realtà stimiamo tutti, sono bravissimi, eccetera. Però la domanda è: quanto si paga la libertà assoluta? Perché, sai, il web è bello, attacco quel politico, attacco quella collocazione politica, like, però arrivano anche gli hater. Tradotto, nel mondo del web ci sono tanti collettivi o artisti singoli che o fanno dichiaratamente qualcosa che può essere definito politicizzabile, penso per esempio al Terzo Segreto di Satira, per certi versi anche Jekyll. E poi ce ne sono altri, come il mio caro amico Maccio Capatonda, che è stato peraltro un mesetto fa qui ospite Abbiamo di visto, abbiamo. Scanzi Intervista, ecco, e lui invece sì, qualche volta fa qualcosa di politico, tipo Italiano Medio, ma deliberatamente non va a cercare quel tipo di satira lì. Ecco, voi lo sapete che andando da quella parte avrete successo, però vi farete qualche nemico. Non è che la D'Urso, quando vi vede a Mediaset, per esempio, vi dirà: ah, che bello, mi prendete sempre come esempio della TV che non vi piace. Ve lo siete posto questo problema oppure Andrea, la tua domanda è fantastica ed è no? bellissimo Complimenti poterne. per la domanda. Si Complimenti. vede che hai fatto lo scientifico. Grazie, grazie. No, Ho no, ma studiato, grazie, grazie. Lo sai perché è perfettamente centrata? Perché noi non abbiamo paura di dire quello che Ma vogliamo perché il nostro dire. non è uno schieramento politico. Noi Cioè, siamo per i diritti umani, siamo per l'essere umano. in realtà, da quando abbiamo capito e siamo diventati coscienti, perché noi siamo nati nel 92 e nel 94, quando qualcuno ci ha detto: Picciotti, Forza Italia, non lo potete dire più.
Ma come? Io sto tifando la nazionale? Eh no, perché se dici Forza Italia è legato a un partito. Allora noi da quel momento in poi ci Ci siamo siamo cominciati chiesti, a chiedere, ma. ma perché si devono legare a delle appartenenze politiche, degli ideali e dei valori? E allora, quando abbiamo cominciato a dire le cose nei video, non ci abbiamo neanche pensato minimamente e continuiamo a non pensarci minimamente. Noi pensiamo che Barbara D'Urso magari sia una brava persona, Assolutamente. cioè, come dire, non è che abbiamo qualcosa in realtà in come dire, umanamente contro Barbara D'Urso, altrimenti faremmo lo stesso errore che fa qualcuno che poi noi citiamo, no? Ma chi è quello vestito di verde che fa paura a grandi e bambini? Il Grinch, Grinch. quello. Quindi quello che stavo dicendo in soldoni è che noi non ci pensiamo neanche a questo risvolto politico, perché quando nasce tutto in maniera apolitica e apartitica, poi ci dispiace se noi, nella difesa dei diritti umani, andiamo a metterci contro quel Grinch. E vabbè, ma perché lui, se È vuoi, lui che è dal lato è lui sbagliato. che è dal lato oscuro della forza. Cioè, Poi mi spiego, per cioè. chiudere la risposta a quello che hai detto appunto con questi video, siamo arrivati al successo. Come diciamo, un grande, il successo è una conseguenza. Quindi noi diciamo quello che pensiamo, poi la conseguenza è che la gente ci segue. E se tanta gente ci segue e guarda i nostri video, significa che non siamo noi dal lato Guarda sbagliato. Andrea, se schierarci e magari anche venire ospiti da te significa perdere un determinato tipo di pubblico che non riesce a scindere la differenza che c'è fra il confrontarsi a livello culturale su valori umani e senza per forza un'appartenenza politica, quel tipo di pubblico non ci interessa perché è lo stesso pubblico che poi magari commenta in maniera negativa per forza, che scrive parolacce, che odia Quindi se quella vuoi ti violenta. insultiamo un poco, così stiamo in mezzo e siamo a Senti, se posto. dobbiamo insultarlo lo facciamo in televisione, almeno facciamo audience, non che lo Hai facciamo sul ragione, web. ancora questi meccanismi non li ho capiti Non lo della capisce, televisione. non lo capisce, non lo capisce. Però li dovete capire. Ma vi sono aumentati, premesso che sono totalmente d'accordo con voi, ma vi sono aumentati gli ether da, diciamo, da aprile in poi? Perché voi potete dire siamo apolitici, apartitici, è tutto vero. Sapete anche che nel momento in cui fate dei video in qualche modo contro il razzismo, contro il maschilismo, date la botta all'ex senatrice della Lega oppure a Feltri e quindi a Libero, è ovvio che non dico tutti, ma gli elettori iper salviniani, iper meloniani non metteranno il poster in camera dei Sansoni. Ah, mi domando se in questi mesi è arrivato qualche insulto, qualche eter in più rispetto a prima. Allora, Guarda, noi ci stiamo muovendo per stampare i poster dei Sansoni. Casomai li spediamo a casa e vediamo. Magari ci girano a freccette, però lo appendono in camera. L'importante è che lo Andrea, appendono. come diceva Sandro Pertini, noi ci batteremo sempre perché il nostro avversario, ma che poi non è avversario nel senso veramente ultimo della parola, possa dire la sua che magari è diversa dalla nostra. Se c'è un pensiero che va contro di noi, se è detto in maniera critica, giusta, corretta, senza offese, è quello che ci fa crescere. È il motivo per cui noi abbiamo cominciato a raccontare queste cose perché nei commenti del pubblico noi abbiamo trovato nuove ispirazioni. Abbiamo capito che non siamo soli. Abbiamo capito che non siamo soli nel pensare, nel riflettere, perché per esempio il video Io non sono razzista ha creato un polverone sull'immigrazione. E allora diciamo che misurarci sotto quel punto di vista ci ha fatto capire, ci ha fatto fare delle idee, ci ha fatto pensare, è stato bellissimo, è stato straordinario. Quindi quando l'opposizione, fra virgolette opposizione, mi viene da pensare opposizione al governo per quello che sta succedendo in questi giorni, Non lo dire, non lo dire, andiamo ma avanti. dico quando c'è un'opposizione che collabora con chi magari mette le idee, è fondamentale perché nello scontro si crea cultura, ma lo scontro deve essere sano, deve essere sempre sano, perché quando da una parte io arrivo con una piuma Magari e tu su con un spintaccanti fucile, e io me ne vado, dico, non è che. capito? Uno deve sempre cercare di avere un confronto. Chi evita il confronto perché ha paura, quella è un'altra cosa. E allora lì si può facilmente denotare chi magari spesso si lancia in varie considerazioni per ottenere voti sfruttando la paura delle persone e non è una cosa che ci interessa. Chiedo per un amico. Perfetto, vi faccio due ultime domande se potete rimanere altri 5 minuti. Anche Assolutamente, è un piacere. per me. La prima è, quali sono i vostri punti di riferimento comici e artistici? Io prima vi ho citato esempi di video che funzionano molto, di collettivi satirici, il terzo segreto di Satira, Jekyll, Maccio Capatonda, per non parlare poi degli esempi
teatrali, televisivi, per esempio Ficarra e Picone, ma questo so che l'avreste detti. C'è qualcuno a cui pensate? Per esempio, quando l'ho chiesto a Maccio, lo chiedo a Maccio, lui mi dice sempre Verdone, Troisi, Frassica, Peter Sellers. Voi avete qualcosa? Eh beh, sì, immaginavo che sarebbe, che vi sareste spostati. Ecco, me lo immaginavo. Fatemi qualche nome oltre a quello lì. Solo quello? Solo quello si fa No, per me, insomma. cioè dico solo quello, ma magari Ma lo Chaplin so. è chiaramente un punto di riferimento straordinario perché nella semplicità di Chaplin noi abbiamo sempre ricercato l'ispirazione, no? Perché, proprio perché io, per esempio, mi sono laureato in comunicazione, mi sono reso conto che poi le cose più importanti vengono dette con una leggerezza, una semplicità che è imbarazzante. Uno magari pensa a mille cose, come poter strutturare, poi le cose più semplici sono quelle che arrivano di più e che sono le più fendenti. Tu hai qualche ispirazione particolare? Vabbè, abbiamo già nominato Ficarra e Picone, che per noi, anche Aldo, Giovanni e Giacomo hanno accompagnato la nostra crescita quando eravamo più piccolini e quindi siamo cresciuti guardando loro. Fenomeni, Sì, fenomeni assoluti, ma fenomeni anche assoluti. oltreoceano, anche Jim Carrey per noi, per me è una grande fonte di Punti di riferimento ispirazione. mainstream, ci sono anche delle influenze, che ne so. Luttazzi, no? Delle cose che arrivano in maniera un po' gabber, chiaramente, dico, Gabber. non, dico inchiniamoci, insomma, ma ecco, quelle sono tutte delle basi da cui partire. È bellissimo vedere tutti gli esempi italiani, soprattutto. Ecco, vedi, io sto sottolineando prima gli italiani, No, però no, non è che appartengo a un partito politico. Io sto dicendo che è non lo puoi bello. dire, non lo puoi Cioè, io dire, non non lo puoi posso dire dire, più prima agli italiani, è non lo puoi incredibile, dire. è veramente incredibile. Cioè, Andiamo avanti. comunque. Puoi essere frainteso se insisti su questo, Bravo, tema bravo, che è stragiusto, bravo. Troisi, tragiusto. per esempio, Troisi, straordinarietà italiane a cui Prima gli noi. italiani nell'ordine, ora vengono gli stranieri, perché noi Certo, tutti li diciamo, no? Per far condicio. per Avete far. fatto dei grandi nomi comunque, ragazzi. Cioè, avete preso dei punti di riferimento, mica da ridere, insomma, da Ma Chaplin a bisogna Accidenti. imparare dai È grandi, giusto, cioè, è cultura giusto. insieme, bisogna È solo. giusto, è vero, no, ma c'è senza dubbio. Poi figurati, quando citate Gabber mi scende la lacrimuccia. Peraltro Chaplin è un altro che ha dimostrato come si potesse essere profondamente satirici e politici senza perdere un'oncia della sua leggerezza, perché il grande dittatore è esattamente la quintessenza del genio applicato alla satira politica e non solo alla satira politica. Invitiamo Famoso. tutti quelli che stanno guardando e che magari non l'hanno visto, andate a vedere il grande dittatore di Chaplin, straordinario. Il discorso finale è veramente l'apice probabilmente del rapporto perfetto fra comicità e satira. E realtà, Sì, purtroppo. sono totalmente d'accordo. Ragazzi, l'ultima domanda è molto marzulliana, ma io mi ispiro da sempre a Marzullo anche nella pettinatura. E vi domando, anche se fa ridere chiederlo a 28enni e 26enni, che ci sarà nel vostro futuro, diciamo, immediato? Immagino la televisione, ok, però mi riferisco proprio a determinate cose, per esempio, pensate all'ipotesi film. Perché sai, il film è la prima cosa a cui uno pensa quando si trova di fronte gente brava, però brava non però, brava nel medio o nel corto, i 3 minuti, i 4, i 5. Vi piace questa dimensione, provare la lunga distanza, che è un bel salto mortale, ma immagino stimolante. Diciamo che nell'immediato c'è un secondo spettacolo, anzi approfittiamo della possibilità per anche chi ci sta guardando di annunciarlo, che si chiamerà Chiedo per un amico, lo annunceremo nei prossimi giorni e speriamo nel 2021, incrociamo le dita, di andare in tutti i teatri d'Italia, insomma con lo spettacolo Per nuovo. quanto riguarda il film, sì, assolutamente, è il nostro sogno, ci stiamo già lavorando con il nostro terzo fratello Niccolò Presta. Stiamo preparando qualcosa, come hai detto bene tu, è un grande salto e per ricollegarci al discorso di prima, stiamo cercando le scarpe giuste per fare E questo al di là salto. delle scarpe, perché poi mi diceva un grande che Ronaldinho, Ronaldo, A se gli levi le piedi nudi. scarpe a piedi nudi sono straordinari, soprattutto i brasiliani, perché si diceva giocavano nella sabbia, insomma. Quando bisogna fare un salto, come hai detto tu, un triplo salto carpiato e passare da un corto, medio a un lungometraggio, bisogna studiare, bisogna perdere giornate intere nel capire come l'arte del cinema sia assolutamente distante da quella del web. È un'altra cosa completamente. Prima di approdare lì, abbiamo bisogno di trovare delle nuove identità che sicuramente vedono una bellissima base di partenza in quello che già abbiamo fatto, però c'è ancora bisogno di un po' di lavoro per arrivare pronti e soprattutto siccome non abbiamo prescia, premura si dice in Sicilia, cioè, capito? Possiamo aspettare e quindi
Cacaima, come si direbbe, giusto? Dobbiamo fare un Perfetto. po' di esperienza, dobbiamo fare un paio di cose. Prima ci stiamo lavorando, ci stiamo preparando. Work in progress, work in progress. Giusta, avevo detto che era l'ultima domanda, ma come Marzullo l'ultima domanda arriva sempre dopo ed è questa. Coerente, coerente. Visto che mi piace scoprire anche appunto l'aspetto umano, domando a entrambi prima di salutarvi e rispondete separatamente perché non è detto che coincidano le cose, qual è stato il momento lavorativamente parlando in cui avete capito, ecco, ce la facciamo, ce la faccio, sto facendo quello che volevo fare e quindi in qualche modo avete avvertito uno scatto in avanti? E il momento invece in cui avete pensato anche solo per un secondo, mi sa che avevo un sogno troppo alto e non ce la farò mai, e quindi vi è quasi venuta voglia di mollare. Comincia tu, a me tocca, Eh sì, a me per ordine di sei il altezza. fratello più piccolo, parla almeno una volta, dico giù, che devo parlare sempre io. Allora, il momento in cui ho capito che stavo facendo quello che era giusto, perché io, appunto, come abbiamo detto prima, nella prima parte stavo a Milano, sono tornato, ho lasciato un posto a tempo indeterminato, lavoravo lì come guardia giurata, sono tornato a Palermo, abbiamo fatto il nostro primo spettacolo, Fratelli ma non troppo, e mi ricordo che c'è stato un pomeriggio in cui abbiamo venduto così tanti biglietti che abbiamo dovuto fare due spettacoli consecutivi la sera. E mi ricordo che è finito, quindi era la mia prima doppia, mai fatta in vita mia la doppia, la prima doppia, finisco il primo spettacolo. Finisce, arriva il proprietario del teatro e ci dice: ragazzi, stanno entrando quelli del secondo turno. Io in quel momento non vedevo l'ora di risalire sul palco per stare di nuovo col mio pubblico e lì ho capito che ero felice, che era la mia passione e non ho pensato devo ripetere lo spettacolo, ero felice di ripetere quello che avevamo scritto insieme. Il momento in cui ho pensato che forse il sogno che abbiamo, appunto, che abbiamo sempre avuto, era troppo grande per quello che abbiamo, per le armi che possiamo avere, quello che possiamo riuscire a fare. Sinceramente, non c'è mai stato appieno, nel senso che una delle forze che ci ha sempre spinto di più è che, essendo fratelli, essendo accanto, anche quando mi sfiorava quell'idea, c'era lui che mi dava forza e io che davo forza a lui. Quindi in realtà questo momento finora non l'ho mai toccato appieno e non so se è una fortuna o una sfortuna, però mi carica il fatto che ci diamo forza a vicenda e soprattutto che purtroppo per fortuna lavoro con mio fratello. Io mi sento di condividere pienamente quello che ha detto lui riguardo alla seconda domanda. Invece, per quanto riguarda la prima, ti dico che io da qualche settimana ho invece realizzato, perché ero a casa di mia nonna con la mascherina, chiaramente in rispetto del DPCM, ma non è tanto rispetto del DPCM, ma rispetto per mia nonna, rispetto per quegli anziani non indispensabili, come diceva quel governatore. Ero lì. E dissi, mia nonna mi disse: ma tu non hai la laurea, ma perché non ti fai un corso e diventi professore? E allora mio nonno disse: ma lui è attore. Cioè, lui ha riconosciuto che io sono un attore e io non ho bisogno del milione di follower per riconoscerlo, capito? Cioè, Una vecchia generazione che non è abituata a Io non me questi concetti. l'aspettavo, mi ha fregato, capito? Mi ha fregato, ho detto porca miseria, allora lo sono veramente. Allora, le milioni di visualizzazioni, le persone che ci scrivono, allora è vero, allora è Quindi, tutto signori, se avete vero. bisogno di autostima, vi lasciamo il numero di nostro nonno nei commenti, così. Però è vero, sono quelle frasi che ti fanno cambiare completamente tutto, è vero. Posso immaginare la gioia, sì. Nonni, soprattutto in queste feste di Natale, rispettiamoli, che sono quelli più a rischio, e quindi Andrea, sicuramente ci uniamo a quello che spesso dici tu sul rispetto delle regole Il rispetto per. delle regole non è per le regole in sé, che l'altro giorno abbiamo fatto un video, è un po' come la cintura di sicurezza, non è che uno si mette la cintura di sicurezza perché ha paura della multa, lo fa per salvarsi la vita, in Come la questo caso mascherina, no? dobbiamo salvare la vita a tutti. Dovrebbe essere E abbastanza logico, ma c'è gente che o non ci arrivo o finge di non arrivarci, ma siamo sempre lì. non avranno fatto lo scientifico, Ma è quello, sì, magari fosse quello l'unico problema di certa gente. Andrea. Ragazzi, grazie della chiacchierata, davvero No, grazie. grazie a te, Andrea. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. Grazie della possibilità, grazie, veramente. Risentiremo sicuramente. In bocca al lupo per ogni cosa e continuate così, che siete Grazie veramente bravi. Lupo, noi continuiamo a seguirti e soprattutto continuiamo a leggerti, perché queste congiure qua, una è importante che le legge, capisce, vede, insomma, quindi è un libro molto, molto completo e ti faccio vedere perché purtroppo ci sono scritte delle verità che non vorremmo leggere mai, ma che purtroppo invece tu racconti in maniera sontuosa e che speriamo possano sparire al più presto possibile.
ragazzi, davvero in bocca al lupo per ogni cosa. Lupo. Ciao Andrea, Ciao viva il lupo. belli, ciao a tutti, ciao ragazzi. Ciao.